Amiche e amici, bentornati ad un'altra recensione musicofila. Oggi, come avete letto dal titolo, parleremo di Angelo Mariani fra Verdi e la Stolz della casa editrice Zecchini. Ma prima di tutto, chi è Angelo Mariani? Angelo Mariani è stato un grandissimo musicista, in particolare è stato un grandissimo direttore d'orchestra che purtroppo non è tanto conosciuto. Il suo nome non riecheggia tanto ai giorni d'oggi, passando senz'altro in secondo piano rispetto ad altri grandi nomi come per esempio Giovanni Bottesini, Martucci, Arturo Toscanini e altri grandi direttori d'orchestra. Per contro, però, è importante ricordare, e questo libro lo ricorda assolutamente, quanto sia stata fondamentale nel mondo della direzione d'orchestra e per le novità che è riuscito ad apportare in questo mondo Angelo Mariani a metà dell'Ottocento. Il libro è strutturato non tanto in capitoli, quanto concepito come un'opera, suddivisa quindi in scene di un dramma, attraversate quindi da vari personaggi che hanno accompagnato e affiancato la vita di Angelo Mariani, vicende e vicissitudini. E difatti il sottotitolo di questo libro, come potete leggere, è Come in un dramma del teatro borghese. Quindi appunto la vita di Angelo Mariani immaginata e vista, interpretata come un dramma. E ancora, come suggerisce il titolo, vita di Angelo Mariani che viene messa sotto la lente di ingrandimento in riferimento particolare ai contatti, ai rapporti che ebbe con il grande Giuseppe Verdi, a Teresa Stolz e poi anche a Giuseppina Strepponi. Qua non viene detto, ma dovete sapere che ovviamente Giuseppina Strepponi fu la seconda moglie di Giuseppe Verdi, quella con cui stette sposato per più tempo e che quindi inevitabilmente entrò in contatto Giuseppina Strepponi con la stragrande maggioranza degli artisti con cui collaborava Giuseppe Verdi, perché erano praticamente una cosa sola, erano inseparabili. Le premesse del libro dunque sono molto buone, perché non c'è molta bibliografia su Angelo Mariani, per l'appunto, come ho detto, un direttore d'orchestra che al tempo, quindi parliamo di 150 anni fa, era riconosciuto non soltanto a livello nazionale ma internazionale, era veramente uno dei maggiori direttori d'orchestra del tempo. Si presenta quindi questo libro come una straordinaria occasione di andare più a fondo nella vita di questo grande artista. C'è però un elemento che si è rivelato essere un po' uno scoglio alla lettura ed è proprio il modo in cui è scritto questo libro. Per farvi capire di cosa sto parlando, vi leggerò una delle prime frasi che parlano della nascita di Angelo Mariani a titolo di esempio. Le possibili infedeltà sull'effettiva data di nascita non si sa se siano imputabili alla diffusa civetteria che condiziona la gente di spettacolo nel volersi far credere più giovane, oppure alle trascuratezze delle denunzie anagrafiche di quei tempi che si limitavano a registrare la data del battesimo e non quella di nascita, aperta parentesi, spesso assai distante temporalmente quella del sacramento cristiano da questa dell'affacciarsi alla vita, chiusa parentesi, od anche, non ultime, alle falle mnemoniche di squinternati genitori. Ecco, diciamo che il libro è tutto scritto più o meno così. Fra l'altro questa frase che vi ho letto non era neanche una delle più elaborate. Insomma, il problema fondamentale, secondo me, di questo libro è una lingua molto arzigogolata, con termini ricercati, complessi. Ora, dovete sapere che a me talvolta piace parlare con termini complessi, ricercati. Sono un amante dei termini ricercati e un po' per goliardia, un po' per così narcisisticamente far vedere che sono delle parole strane, qualche volta li uso. E quindi devo dire che inizialmente mi ha fatto piacere vedere questo italiano molto complesso con termini inusuali. Però devo dire che alla lunga e queste frasi molto tornite, molto intrecciate, cominciavano a farsi sentire. E nonostante il libro sia comunque relativamente corto, perché parliamo di 140 pagine, devo dire che è stata una lettura abbastanza complessa. Per l'appunto, non tanto per il contenuto, perché si tratta di una biografia con molti riferimenti intrecciati fra i vari personaggi, quindi Giuseppe Verdi e Angelo Mariani, ma resa difficile proprio dal tipo di scrittura, quindi dell'autore, di Vincenzo Ramon Bisogni, che appunto ha reso una, secondo me, una trama che era sostanzialmente facile, perché una biografia non è una materia così difficile da trattare, o meglio, non è una materia difficile da esporre, perché
perché non si tratta di magari materie scientifiche, materie filosofiche, si tratta semplicemente di andare da un punto A a un punto B. E però secondo me il tutto è stato reso molto complesso proprio dal modo di scrivere, e che è in fondo l'unico punto negativo, perché la vita di Angelo Mariani è molto interessante. Appunto, vengono descritte un po' quali sono le sue origini: nasce non lontano da Giuseppe Verdi, si vede come nasce subito in lui l'amore per la musica classica, poi per la direzione d'orchestra. È un uomo pieno di ardore, che ha molto successo con le donne, che ha da subito grandi successi. Insomma, non vi spoilerò la vita di Angelo Mariani e non vi spoilerò poi gli intrecci che si vengono a creare fra lui e il compositore di Busseto. Però, per l'appunto, rimarco per l'ultima volta questa difficoltà di lettura data dalla complessità e dall'articolazione molto affaticante della scrittura. E comunque, in ogni caso, un libro che consiglio assolutamente, anche solo per il fatto che, come ho detto prima, non c'è molta bibliografia che parli di questo direttore d'orchestra, di Angelo Mariani, e quindi è senz'altro un libro, un titolo da avere in casa. Siamo arrivati alla fine di questa piccola recensione di Angelo Mariani fra Verdi e la Stolz, come in un dramma del Teatro Borghese, ve lo faccio rivedere, sempre della casa editrice Zecchini, e per quanto riguarda noi, amici e amici, ci vediamo ad una prossima recensione musicofila di un altro libro di musica classica. Ciao ragazzi!